Ancora una nave di croceristi ha fatto tappa a Crotone nel ponte del primo maggio grazie al circuito messo su ormai da anni dalla società Alfa 21. Ad onor del vero, ormai la nostra organizzazione è abbastanza collaudata, sembra che tutto quanto si svolga rapidamente, tranquillamente in una mezza giornata, in realtà dietro effettivamente c'è un grande lavoro. Lo scalo pitagorico dunque si conferma attrattivo per quanti amano il turismo. Stavolta è arrivata la Viking Mars. È ritornata la Viking Mars con i suoi oltre 900 passeggeri, la gran parte americani. Sono un gruppo di oltre 150 persone, sono andati a Santa Severina. 550 sono stamattina qui a Succrotone, poi altri sparsi su Squillace, San Floro, Strongoli e La Sila. Saranno stati oltre 25 pullman che sono partiti dalla banchina, partiranno anche nel primo pomeriggio perché ci sono partenze sia al mattino che al pomeriggio. Comunque Viking sta testimoniando il suo apprezzamento per la città, per cui hanno un grande numero di scali previsti anche per i prossimi anni. È da tempo che diciamo che il turismo croceristico non è l'unico canale che dobbiamo cercare di sviluppare, però è un segno che si può riuscire a raggiungere risultati anche su un segmento così difficile, perché il turismo croceristico non è molto semplice per certi aspetti.